Quali sono i migliori infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. E i migliori infissi in PVC sono, mi piace scherzando ma è la verità, sono quelli montati bene, perché anche la miglior finestra in PVC in assoluto, la più costosa, la più evoluta, quella che è sulla carta, le prestazioni migliori di termica, di acustica, di antefrazione, si viene montata da un cane, con tutto il rispetto per i quadrupedi, da una persona che non è capace a fare il loro lavoro, verrà vanificato l'intera prestazione della finestra, quindi sarà la miglior finestra che però si comporterà peggio di una finestra magari mediocre e montata bene. Una finestra che vale 5 montata bene vale 5, una finestra che vale 10 montata male vale 2. Quindi per rispondere a questa domanda bisognerebbe vedere anche chi te la sta montando. Poi esistono delle marche note, conosciute, che già di base sono delle ottime finestre. Forse tra le migliori prime che mi vengono in mente sono l'Internon austriaca, oppure, siccome che io sono molto patriota, quindi quando posso sto in Italia, direi Erco, anche quella è un'ottima azienda. Però in entrambi i casi, se poi te le monta una persona che non è capace a fare il suo lavoro, il risultato sarà vanificato. E fare il montaggio non vuol dire solamente montare la finestra, vuol dire anche prima, nel momento in cui faccio le misure, in cui progetto il tipo di posa in opera, perché se ho sbagliato la progettazione della posa in opera, poi va il posatore più bravo del mondo, ma chi ha pensato prima come montarla ha pensato male, quindi ormai non ci sono gli spazi per mettere i giusti isolamenti, i giusti nastri, le giuste membrane, lui non potrà fare niente, il giusto controtelaio da progettare prima. Poi facciamo finta che è tutto la miglior finestra del mondo, posata dal miglior posatore del mondo, fatto tutto ottimo, poi succede che c'è un piccolo problema, una maniglia lenta, che può succedere, un'altra che cala, chiamo questa azienda e questa azienda non mi risponde, mi inizia a dire vengo domani, vengo la settimana prossima, adesso vengo e non viene mai. A quel punto, ecco, la finestra migliore del mondo nella tua testa non avrà tutto questo ricordo della finestra migliore, dirai maledetto quel giorno che ho scelto quella finestra. Quindi per scegliere la finestra migliore occorre una consulenza sul tipo di finestra, sul tipo di montaggio, sull'appoggio in opera, sulle assistenze, e per fare questo bisogna parlare con un esperto del settore che sia sopra le parti, perché se è quello che ti sta vendendo la finestra probabilmente avrà un conflitto di interessi ben definito, insomma. E proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza dove posso aiutare quelle persone dove non vendo direttamente finestre. Quindi se sei qui di gambettola e vuoi venire a fare finestre da noi, il servizio di consulenza cioè non fa per te, cioè te lo potrei fare se vuoi andare a comprare le finestre da un mio collega, ecco, in quel caso per carità non è vietato, insomma lo puoi utilizzare, però se abiti lontano dalla Bisacchia a maggior ragione, perché tanto io le finestre non te le devo vendere, quindi il mio consiglio è assolutamente disinteressato e ti aiuterà a capire quali sono le cose migliori, le cose che sono importanti per scegliere la finestra migliore. Ciao e al prossimo video.